Si chiama Valdichiana 5.0 ed è una vera e propria vetrina, una mostra, un forum per guardare al futuro. L'iniziativa, ospitata dal Centro Sant'Agostino di Cortona, è articolata in 3 giornate e prevede una mostra multimediale ed immersiva e un forum. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i ragazzi alle scelte delle scuole di secondo grado, alle discipline STEM, scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, avendo come riferimento l'attuale momento storico caratterizzato da un'elevata disoccupazione e dalla carenza di operai specializzati. Dentro un capannone che a volte vedono tutti i giorni passandoci con pulmino c'è una realtà a volte complessa, importante, che si rivolge non solo al territorio, alla nazione, ma anche a livello internazionale. Queste realtà hanno bisogno di personale, un personale specializzato, altamente specializzato, che è difficile reperibile, e quindi è importante per noi fare conoscere ai nostri giovani queste realtà, perché loro possono in qualche modo indirizzarsi attraverso i piani di studio universitari e professionali a essere inseriti in aziende di primo piano nel territorio. Vuol dire anche che questi ragazzi un domani possono restare a lavorare nel nostro territorio, non come molto volte succede, andare anche all'estero o altri posti. Giornata stupenda, siamo qui nel complesso Sant'Agostino, effettivamente vedere tutti questi ragazzi studenti ci arricchisce, ci fa capire che c'è bisogno di interagire con loro. E questa organizzazione della 5.0, grazie a Lions, grazie a Valdichiana Promozione, grazie a tutti coloro che hanno organizzato questa bellissima iniziativa, ci porta davvero in alto. Domani proseguirà con i vari convegni e interventi, e il mondo della scuola deve sempre stare più vicino possibilmente al mondo del lavoro. Oggi possiamo ufficialmente dire che è il giorno zero della ripartenza. Infatti sono riniziate le uscite didattiche, come vediamo il nostro chiostro di Sant'Agostino è ricco di studenti di terza media e di quinta superiore. In tutto nelle 2 giornate vedremo ospitare circa 250 studenti provenienti da tutta la Valdichiana aretina. Oggi è un giorno importante perché gli studenti conosceranno direttamente le aziende innovative del nostro territorio, un'opportunità lavorativa importante legata alle materie STEM, quindi della tecnologia, della scienza e della matematica. Gli studenti saranno consapevoli di quelle che sono le prospettive lavorative sotto casa, quindi a chilometri zero. Questo è importante per diminuire la dispersione scolastica, ma anche per arricchire il nostro territorio sia a livello economico che di competenze professionali.